Poi vidi l'agnello aprire il sesto sigillo. Ci fu allora un forte terremoto. Il sole diventò nero e la luna diventò color sangue. Le stelle del cielo caddero come i fichi dall'albero quando è colpito da vento impetuoso. Il cielo si arrotolò come un foglio di pergamena e le montagne e le isole furono sconvolte. I ricchi e i potenti, insieme a tutti gli altri, si rifugiarono nelle caverne fra le rocce dei monti e dicevano: «Monti, rocce, cadeteci addosso e nascondeteci, che non ci veda Dio che siede sul trono e non ci colpisca il castigo dell'agnello, perché questo è il grande giorno della resa dei conti». All'apertura del sesto sigillo, al grido delle vittime che invocano l'intervento di Dio, risponde ora il grido di terrore degli oppressori che tremano alla collera di Dio. Mediante il sacrificio di Cristo, Dio offre all'uomo la salvezza dalla condanna del peccato, ma egli non forza nessuno ad accettare il suo dono gratuito e lascia ogni persona libera di accettare o rifiutare. Io non credo se non posso vedere. E la fede a che serve, Giona? La fede? La fede o il voler credere? Ma la fede deve sempre essere cieca. Senza la fede, Giona, anche vedere non è abbastanza. Ma tu hai visto con i tuoi occhi. E non sono il solo. Ci sono molti testimoni, oltre alle parole dei profeti. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figliuolo e gli porrà nome Emanuele. Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Vieni, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te. Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Joshua, io ti Ed egli, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Morendo al posto dell'uomo, Cristo ha dimostrato che il perdono senza condizione non esiste. Il carattere di Dio è amore e giustizia. E se Dio rinunciasse a esercitare l'amore, sarebbe un tiranno. Ma se rinunciasse a esercitare la giustizia, questa non sarebbe bontà, ma debolezza. Il giudizio su quanti rifiutano la parola di Dio è il volto complementare dello stesso Dio d'amore, che, per salvare davvero, deve eliminare ogni traccia del male e coloro che lo commettono. Nella visione di Giovanni, il sesto sigillo annuncia il tempo del giudizio, con degli avvenimenti cosmici che segnalano l'ora dell'intervento di Dio sul quadrante della storia. Ci fu allora un forte terremoto. Si riconosce in questo drammatico annuncio il primo catastrofico terremoto della storia, accaduto a Lisbona il 1 novembre 1755. In soli 6 minuti la città fu distrutta da uno tsunami che rovesciò sulla città un'onda alta 15 metri. Oltre 70.000 persone persero la vita e i feriti e i senza tetto raggiunsero un numero impressionante. Il terremoto di Lisbona, oltre che distruggere intere città, scosse anche le coscienze di un'intera generazione. Lisbona era la capitale di un paese fortemente cattolico, con alle spalle una storia di grandi sforzi di cristianizzazione ed evangelizzazione delle colonie. Il terremoto coincise con la festa di Ogni Santi e distrusse quasi tutte le più importanti chiese. Per tutti i teologi di quel secolo, l'evento rimase un mistero difficile da spiegare. In tutte le nazioni europee, il terremoto di Lisbona destò un sentimento di timore e di sgomento per quello che accadeva.
I terremoti e le catastrofi naturali che si susseguono ininterrotti da quel giorno sono un segno drammatico che anche il nostro pianeta ha bisogno di essere liberato dalle conseguenze del peccato. La parola di Dio ricorda che il nostro mondo subisce il destino dell'uomo, scrive l'Apostolo Paolo. Tutta la creazione soffre in attesa di essere liberata dalla corruzione. A questa sventura si aggiunge il cattivo uso delle risorse naturali da parte dell'uomo e il continuo scellerato attacco alle difese naturali dell'ambiente che distrugge lo stato di salute della terra. Dio, però, non resta insensibile nei confronti di chi danneggia la terra. L'Apocalisse avverte: Dio distruggerà quelli che distruggono la terra. Dopo il terremoto, l'attenzione di Giovanni si sposta sugli astri. Il sole diventò scuro e la luna diventò color sangue. Lo stesso evento fu predetto da Cristo come segno dei tempi che annuncia il suo ritorno. Il sole si oscurerà, la luna perderà il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze del cielo saranno sconvolte. Allora gli uomini vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e splendore. L'oscuramento del sole si è verificato il 19 maggio del 1780, dopo il terremoto di Lisbona, e viene riportato negli annali della storia come il giorno oscuro. Le cronache riportano come in quel giorno fitte tenebre si diffusero inspiegabilmente nell'America settentrionale. Non si trattava di un'eclisse. E a mezzogiorno l'oscurità fu totale come di notte. I giornali dell'epoca riportarono la notizia affermando: alle ore 12, con le finestre aperte, una candela proiettava un'ombra così netta sul muro da rendere il rilievo del profilo distinto come di notte. Nel più fitto delle tenebre, il pollame si ritirò, mentre le rane gracidavano come di sera. Insomma, era la mezzanotte a mezzogiorno. Il buio si prolungò per 14 ore consecutive. La notte seguente la luna comparve di colore rosso come di sangue. Qualcuno tentò di attribuire l'oscurità al fumo di foreste in fiamme, ma non si registrarono notevoli incendi di foreste in quel periodo. Ancora oggi, la vera causa di quella straordinaria oscurità resta inspiegabile e sconosciuta. Quello che si sa con certezza è che il fenomeno si è adempiuto nel tempo e nella sequenza indicata dalla profezia. Dopo il sole, un altro segno drammatico. Le stelle del cielo caddero come i fichi dall'albero quando è colpito da vento impetuoso. Nella notte del 13 novembre 1833, una pioggia di meteoriti di intensità straordinaria si verificò in tutta l'America del Nord. Il buio del cielo era solcato da innumerevoli corpi celesti che si precipitavano fiammeggianti dal cielo sconvolto. Il fenomeno fu osservato per tutta la notte e i giornali dell'epoca paragonarono l'intensità dell'episodio ad un'abbondante fioccata di neve. Le persone impaurite affollarono le chiese, pensando che fosse giunta l'ora del giudizio. L'astronomo Denison Olmsted dichiarò: il loro splendore era così grande che si poteva facilmente leggere uno stampato di carattere comune, benché non vi fosse luna. Non v'era uno spazio nel firmamento che non fosse attraversato dal rapido precipitare di stelle fiammeggianti. In tutti i tempi si sono avuti dei fenomeni meteorici, ma questa straordinaria pioggia di stelle, seguita con intensa ammirazione e diletto da una parte e costernazione e terrore dall'altra, avvenuta subito dopo l'oscuramento del sole e della luna, costituisce un sicuro adempimento della profezia di Giovanni. È interessante notare che questi eventi, annunciati dal sesto sigillo, si sono verificati alla fine del periodo che il profeta Daniele, 600 anni prima di Cristo, indica come il tempo della fine dell'oppressione da parte del potere religioso apostata. Sorgerà un re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re, pronunzierà insulti contro il Dio Altissimo e opprimerà il popolo santo. Penserà di modificare le feste e la legge del popolo santo, e questo gli sarà dato in potere per 3 anni e mezzo. Poi egli verrà privato del suo dominio. Questo periodo ha inizio con l'affermazione del potere papale nel 538, dopo la sconfitta dei 3 regni ariani, e culmina dopo un periodo di 1260 anni, i 3 anni e mezzo profetici, esattamente nel 1798.
La storia ricorda che in questo periodo la rivoluzione francese del 1789 sovverte l'ordine sociale e 10 anni dopo il generale francese Berthier entra a Roma e fa prigioniero Papa Pio VI. Santità, ho un compito molto sgradevole e penoso, ma avendo io giurato fedeltà e obbedienza al mio imperatore, non posso esimermi di eseguire i suoi ordini. Di conseguenza, in nome di Napoleone, io vi devo intimare di rinunciare alla sovranità di Roma e degli stati della Chiesa. Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo. In questo caso ho l'ordine di condurre Sua Santità dal generale Mioli, che le indicherà il luogo della sua destinazione. Deportato in Francia, Papa Pio VI viene rinchiuso nella fortezza di Valenza. Quel momento storico segna la fine dell'egemonia papale e di ogni sopraffazione. Il potere, che per 1260 anni ha tiranneggiato sulle coscienze e causato la morte di oltre 50 milioni di persone, non minaccia più nessuno. La visione di Daniele si è adempiuta. Ed è giunto anche il momento in cui, secondo la profezia di Giovanni, Dio assume il controllo di tutta la realtà. I ricchi e i potenti, insieme a tutti gli altri, si rifugiarono nelle caverne fra le rocce dei monti e dicevano: «Monti, rocce, cadeteci addosso e nascondeteci, che non ci veda Dio che siede sul trono e non ci colpisca il castigo dell'agnello, perché questo è il grande giorno della resa dei conti». Ma prima che questo accada, Giovanni vede in visione un intervallo, un periodo di tempo in cui la collera è trattenuta, un istante, per suggellare con un segno distintivo quelli che devono essere salvati. Poi vidi 4 angeli, in piedi ai 4 angoli della terra, che trattenevano i 4 venti perché non soffiassero sulla terra, sul mare e sugli alberi. Dall'oriente apparve un altro angelo. Aveva in mano il sigillo di Dio. Egli gridò con gran voce ai 4 angeli: «Non devastate la terra, il mare e gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio». Poi udì il loro numero: 144.000. La situazione ricorda l'esodo dall'Egitto, quando l'angelo della morte aveva risparmiato gli israeliti grazie al segno di sangue che era stato asperso sugli stipiti delle porte. Ora l'operazione riguarda tutta la terra ed è eseguita da un angelo che trattiene nella mano il sigillo di Dio. Nel testo si parla di un segnale sulla fronte. La prima volta che la Bibbia riferisce di una tale operazione è in relazione a Caino. Egli ricevette un marchio sulla fronte che aveva lo scopo di proteggerlo, ma è soprattutto il libro del profeta Ezechiele che contiene il testo che più si avvicina a quello dell'Apocalisse. «Passa a Gerusalemme e fai un segno sulla fronte di coloro che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono nella città». E agli altri disse: «Passate dietro a lui e colpite, ma non fate del male a colui che porta il segno». Coloro che ricevono il segno sulla fronte sono quelli rimasti fedeli a Dio e reagiscono alle abominazioni dei loro contemporanei. Nel testo il termine abominazione indica il peccato di idolatria e l'adorazione del sole. Come in Ezechiele, il sigillo di Dio è posto sulla fronte di coloro che rigettano la falsa adorazione, così, nella visione di Giovanni, il sigillo di Dio è posto sulla fronte dei veri adoratori. La storia ricorda che nel III secolo l'imperatore Costantino, nel tentativo di unificare l'impero romano, trovò una soluzione che mettesse d'accordo la religione pagana con quella cristiana. Egli considerò che la domenica, giorno nel quale i pagani celebravano il culto del sole
e i cristiani la risurrezione di Cristo, costituiva un punto di contatto tra le due religioni che potesse servire come elemento di unificazione. All'esercito la mia riconoscenza è quella dell'intero popolo romano e sempre a mezzo del mio legato Adriano Rufo, io Costantino rendo noto al Senato di Roma che dopo un così tormentoso periodo di guerre sono propenso ad una politica di pace. Pace ai confini, cioè tregua vigilante con le popolazioni barbare, e pace all'interno, cioè tolleranza verso i cristiani. Questo ho deciso per il bene comune e per la prosperità dell'impero, da Treviri Costantino Augusto, imperatore d'Occidente. Costantino decretò la domenica quale unico giorno di riposo in tutto l'impero. Investì di autorità la Chiesa romana e le conferì onori e privilegi. Elesse i suoi capi e la organizzò secondo il modello imperiale, assegnandole palazzi vistosi, ricche proprietà e un esercito militare. Naturalmente, non tutti i cristiani si lasciarono allettare da questi favori e scelsero di non contaminare la loro fede, sostituendo il riposo del sabato del quarto comandamento, ordinato da Dio, con la domenica di origine umana. L'ingresso di queste moltitudini non convertite causò un enorme danno alla purezza della fede cristiana. Queste popolazioni pagane entravano nella Chiesa non per convinzione del cuore, ma in obbedienza a una legge dell'imperatore, e introducevano nella Chiesa tradizioni umane che erano in conflitto con la parola di Dio: superstizione, occultismo, riti magici e adorazione degli idoli. Di fatto non era la vittoria della Chiesa, ma il trionfo del paganesimo. Qualcuno di voi è stato a Roma? Hai comprato un'indulgenza? No! Io sì. Per un fiorino d'argento ho tirato fuori mio nonno dal purgatorio. Pagando ci sarebbero stati anche lo zio Marcos e la nonna, ma non avevo più soldi e i due sono rimasti a bruciare. E in quanto a me, i preti mi hanno assicurato che anche solo guardando le reliquie avrei potuto accorciare il mio tempo in purgatorio. Buon per me che a Roma avessero tanti chiodi della croce da ferrare tutti i cavalli di Sassonia. Ma ci sono reliquie anche altrove nella cristianità. 18 dei 12 apostoli sono sepolti in Spagna. Comunque qui a Wittenberg abbiamo il meglio del meglio. Pane dell'ultima cena, latte del seno della Vergine Maria, una spina che trapassò la fronte di Cristo sul Calvario e oltre 19.000 schegge provenienti dalle sacre ossa. Tutte reliquie rigorosamente autentiche. Anche io. Il segno sulla fronte, o suggello, rappresenta dunque coloro che adorano solo Dio, il Creatore, che hanno fatto della sua parola la sola regola di ispirazione cristiana e rispettano il sabato che egli ha stabilito come segno di vera adorazione. Osservate i miei sabati, perché il sabato è un segno fra me e voi, per tutte le generazioni, affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. Resta un riposo di sabato per il popolo di Dio, perché chi entra nel riposo di Dio riposa dalle proprie opere, come ha fatto Dio stesso. Tramite questa immagine del suggello, la visione di Giovanni indica coloro che obbediscono a quello che Dio ha comandato. Essi sono quelli che vivono in mezzo a una generazione che ha barattato Dio in cambio degli onori di questo mondo, che ha sostituito la parola di Dio con decreti umani. Una generazione di credenti che ha amato la ricchezza, il prestigio e la popolarità al posto della vera adorazione e umiltà. Nella visione del profeta, coloro che ricevono il suggello sono quelli che in mezzo alla corruzione e alla falsa adorazione hanno conservato intatta la purezza della fede. Il loro numero è simbolico. Esso traduce l'idea di una moltitudine al completo, uniti nello spirito, con lo stesso passato di lotte e sofferenze, sono riuniti con gli stessi sentimenti. Vidi ancora una grande folla di persone, di ogni nazione, che nessuno riusciva a contare. Stavano di fronte al trono e all'agnello, vestite di tuniche bianche, e tenendo rami di palma in mano gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, a lui che sta seduto sul trono e all'agnello. Alleluia, alleluia, alleluia. Queste minoranze straziate, il cui unico punto di riferimento era nei cieli, che avevano perduto il loro senso di appartenenza,
finalmente ritrovano la loro identità di un Israele spirituale vittorioso. L'emozione è al culmine e trascina il mondo intero in un grido immenso di gioia che celebra la vittoria di Dio.